Bella amici e amiche, This War of Mine Final Cut. Andiamo! Allora, cerca di sopravvivere in una città sotto assedio. Scopri The War of Mine. Scrivo la mia storia. Voi cosa ne dite? Non lo so. Tutto bloccato. Riconoscimenti, vabbè, li vediamo alla fine. Grandissimi. Lingua italiana. Beh, sarà scritto. Scrivo la mia storia. Scegli le persone con cui iniziare. Anton, Emilia, Arica, Marin, Bruno. Giochi fino a cessate il fuoco. Oh, bassa. Arriva l'inverno, temperato. Mappa della città. Andiamo con lui, dai, sì. Mi piace. Devi scegliere almeno 12 luoghi. Là, là, ragazzi, che roba. Allora, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Salviamo. Modifica. Marco. Salviamo Marco. Sarebbe Marco Drums Games. Inizia la mia storia. Perderai tutti i tuoi progressi. Però secondo me sopravvivi. Ah, vabbè, ci sta. Un casino per poi fare sopravvivi. Dai ragazzi, cominciamo! Primo giorno. Beh, ambientazione incredibile, eh? Ci sta. Anche se è bianco nero, ma ci sta. Quanto tempo è durato tutto questo assedio? Difficile dirlo. Quando ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, la città pullula di cecchini. Bruno e Marco sono sempre stati buoni amici. Ah, eccolo qua. Ah, allora, vediamo un attimo. Quindi se schiaccio X, cosa produci? Ma già ce l'ho queste cose? Un letto. Mi sta producendo un letto. Non credo. Allora, devo andare giù, forse. Questo che cos'è? Un miglioramento. Ma io vorrei andare giù. Ok, ah, è proprio così. È chiusa a chiave. Allora, con la X si fanno le cose, senza una pala ci vuole troppo tempo. Mettici tutto il tempo che ci vuole, tranquillo. Pavle. Ma è un velocista lui, scava a mano, non ha problema. Perché dopo questo cumulo di roba volevo andare sull'armadietto che c'è dietro, ecco, per vedere che cosa c'è dentro.
L'ha finito? Grande, ci avrà le mani massacrate. Il povero Danny, ma ha trovato qualcosa? La porta è chiusa. Oh, bellissimo. Oh, ciao Johnny. Ah, proprio non gliene frega nulla. E qui non è che si può andare dove si vuole, eh? Cioè, nel senso, dove c'è le cose? No, dai, serio? Un'altra volta? Questo sì, si spacca le mani, poveraccio. Insomma, poi non trova niente. Triangolo la nostra roba. E vedi, non c'è proprio nulla. Vabbè, scaviamo. Amici e amiche, mi raccomando, scrivete nei commenti se vi piacciono i giochi che porto, se volete notizie, informazioni, anche solo un saluto, fatevi vivi nei commenti e un bel mi piace al like, fa solo che piacere. Grazie ragazzi e ragazze mie, amici. De Marco dell'Amos Games, dai che sta spaccando tutto, grande lui. Si potrebbe anche uscire da qua, però quasi quasi io voglio andare a vedere gli altri due piani sopra, eh? Anche se quella casetta di legno sull'albero. Prendiamo oggetti. Allora, là non ha trovato nulla, comunque, quindi fortunato, vedi. Andiamo su sull'alberello che lampeggia qua. Vediamo, oh, magari qua c'è qualcosa, un sacco di roba, un sacco di materials. Ok, allora, andiamo in fondo, ma qua non c'è nulla, quindi adesso possiamo salire. Allora io adesso non so se qua c'è un peso che si può portare o che cosa. Dobbiamo lasciarlo. Qua c'è un botto di roba. Acqua anche. Vediamo qui. È tutta gente che si conosce comunque, perché. Allora. Alcune rimuovere facilmente. Ok, ha tolto l'asse, grande. Molto tranquillo per adesso, e poi bisogna vedere. Oh, tanta roba. Per adesso sono felice, sto trovando un sacco di roba. Non so poi l'utilità. A regola dovrei anche farmi un letto a sto punto, perché si possono costruire le cose. Ma i tre testi dovrebbero servire a questo scopo. Ah. Grande, no, chiudi. Adesso lui deve cercare, quindi qua cercherà un bordello di tempo e non troverà nulla, come al solito, almeno le altre due volte è stato così. Allora, questo l'abbiamo fatto. Rimaniamo. No. Preparati. Allora, oggetti base. Qui è un casino, eh. Nello zaino possiamo portare solo poche robe.
medicine. Allora, cottage abbandonato. Rovista. Sono io allora che faccio altre cose, vedi? Beh, è parecchio interessante, eh? Cioè lui va in altre. Cioè tu dici a chi deve andare. Orca, quanta roba! Cioè, devo non portarmi nulla, la prossima volta non mi porto dietro nulla perché poi dopo c'è un sacco di robe. Corri all'uscita, cerchio. Raga. Quello chi era? Proprietà privata. Ah sì, ok, tranquillo. Lasci qualcosa anche per me? Sì, assolutamente, lasciamo stare. Cibo? Sì, va bene, non ti tocco niente. Però non si può andare quando è così, eh? Non posso neanche scendere giù. Lui mi segue proprio, eh? Vuole vedere che non rubo niente. Secondo me non devo farmi sgamare da lui. Perché adesso tutto quello che c'è non me lo fa. Non me lo fa prendere, a meno che magari lo prendo davanti a lui. C'è una lettera di nonno Bernard, grande nonno. Ok, adesso lui non mi vede. Tranquillo, Johnny, non ti prendo niente. Ah, caspita, ha aperto. Lo zucchero lo prendo, però. Beh, ma non è che mi fa niente, eh. Non ho spazio. Kamala, come potete comportarvi così, vedi? Mi ha detto. Effettivamente un po' c'ha ragione. Me ne vado, scusami. Allora, volevo andarmene. Quindi, allora, se io faccio cerchio, lui corre all'uscita, diretto. Grande! Marco è tornato. Ero io, tra l'altro. Caspita, ragazzi, interessante. Giorno 2, quindi ogni esplorazione fa un giorno, 40 dobbiamo farne. Ho le tue medicine, non mi chiedere cosa ho dovuto fare per averle. Grande, è stata una notte tranquilla. Queste sono tutte le cose che ho preso.
Aspetta che bisogna capire un po'. Ok. Però se non esci fa la Ah, caccia. allora, ecco qua, cos'è questo? Mi dici che ne perdo dopo? Ok, ci sta. Si può mettere la roba nel frigo? Credo proprio di sì. Devo capire dove si lasciano le cose. Migliore laboratorio, interessante. Dovevo costruire anche un letto, tra l'altro. Perché dormire sulla seggiola non è tanta roba, eh. Ok, il letto lo costruiamo qua, avete visto com'è? È abbastanza facile. Poi si deve migliorare tutte le cose, quindi bisogna andare in giro giorno per giorno a fare tutte le cose. Ci mette un bel po', eh? Mi sbarbotta lo stomaco. Quindi devo andare a mangiare, non me lo fa automatico? Interessante. Vediamo il nostro bel lettino. Fa male, non riuscirò a sopportare. Ma che cosa? Devo andare su allora a prendere le medicine? Ah, allora perché devo mangiare? Allora, peccato non si è accorto. Io sinceramente credo che dobbiamo fare qualcosa a livello cucina. Allora, amici, amiche, continuiamo. 20 gradi, quindi fa bello. Allora, qui sta spostando. Io dal simbolino. Oh, perdo appena un po' di sangue. No, 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 non va bene sta cosa. Vabbè, gli facciamo fare questo. Poi ci vuole una pala, bisogna costruire una pala. Aspetta un attimo. Allora, che cos'è che c'è qua? Una lampada. Allora, devo. Ok, conserviamo le medicine. Per quello non è bravo. Come faccio ad andare giù? È un po'.
Allora, no, devo costruire, non devo, è un po' problematica come fare. Allora, vediamo se c'è filtro. Purificare l'acqua piovana. Combustibile. Allora, collettore da trappola, fornello fornello. Caspita! Possiamo farlo? No, credo che non possiamo farlo. Perché non possiamo fare il fornello? Ah, è perché ci manca. Una chitarra, beh, una chitarra. Giardino di erbe, distilleria. Ci permette di costruire attrezzi come pala. Che cosa che mi serve? Vediamo che cosa mi serve, non ho visto cosa. Che cos'è quella roba lì? È legno? Scusa, ma. Allora, qui ne ho 6 di 5, scusa, qui e qui non ce l'ho. Legno, ho bisogno di legno. Ah no, basta. Credo che non possiamo fare più nulla. Per adesso non fa freddo, però ho paura che quando arriva l'inverno qua sarà un bel disastro. Non so che serve la pala, Marco. Ok, allora fai la guardia. Facciamo lui, provvista qui. Io non porterei nulla. Ok, rovista prepara, provvista, andiamo. Molto bello, raga. Allora, vediamo un attimo qui. No, 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 no. Allora. Armi, grande. Allora, per adesso sono tutti abbastanza tranquilli, eh. Quindi dobbiamo correre. Un pupazzo, non so proprio che cosa mi serva. Ci deve essere qualche cattivo però, qualcuno che spara, prima o poi, perché mi sembra troppo tranquillo. La legna, ho bisogno di legna. Ho bisogno della legna. Oh, allora, questo non mi interessa. Erbe posso prenderlo, ma c'è sempre un sacco di pupazzetti. Qualcosa si fa con un pupazzetto? Questo giocattolo visto del mio è rotto, ma certamente ha reso molto felice il vecchio proprietario.
Parti di carne, molto... Allora, l'acqua va benissimo, zucchero ci sta, meccanica ok. Alcuni noi dobbiamo trovare la forza per sopravvivere, scatolina ci sta, componenti ci sta, munizioni e polvere da sparo, anzi. Proviamo all'uscita, vai. Allora, secondo me poi dovrò ritornare. L'unica cosa è che un po' di indulgenza, un bel trophy. L'unica cosa che devo capire è se lui mi mette. Tanto mi piacerebbe parlare. Qualcuno ha fatto eruzione? No! Dobbiamo... Allora, vai a dormire. Caspita, ragazzi. Ci hanno portato via tutto. Bisogna creare delle strutture forse allora a sto punto. Come io sono andato di là. Allora, risolvilo. Ma i miei attrezzi dovrebbero servire allo scopo, appunto. Allora? Ah, non ho gli attrezzi adatti. Quello che è... Quindi che cosa vuol dire? Guarda che bello! Questo che cos'è? Sembra del tappeto, Vediamo se gli va bene che gli do i proiettili. Ok, grazie. A regola. Beh, tu Marco dormi. Grande, hai visto? Questo è quello dell'acqua piovana. È intrigante questo gioco, però è anche. Vedi che arrivano, ci fregano tutto. Quindi.
Ci sta. Vedi? Forse vedi che ho sbagliato, dovevo lasciarglielo fare. Bisogna lasciarglielo fare, raga, perché se si interrompe. Ok, adesso l'ha finito. Anda su. Ok, vai a riposarti. Oh, porca. No, dormi tranquillo. Non ho la roba. Allora. Sì, però l'ho visitato un po' così. Ok. Ma non potevo. Ma cosa porta a fare la roba se non posso? Un pezzo lì. Comunque, raga, tanta roba sto gioco, eh. Caspita, ma devi stare attento. Oh, stanno sparando, eh.
No, non si può andare di lì? Qui posso solo guardare. E qua va solo di qua, quindi. Qui posso andare giù secondo gioco oppure no? Sì. Allora, vediamo un attimo se c'è qualcosa. Ah, per scambio. Medicina e polvere da sparo, legno, parti di armi. Potrei venire qui un'altra volta anche, eh. Diciamo che sotto non possiamo andare, a meno che sì, da qua. Quanta roba. Oh, speriamo che non sia tornato. Oh, andate tranquilla. Allora. Molta fame. Non andare giù. Allora, ragazzo, non è che poi.
attimo, ragazzi, eh. Malato in cura, vedi? Ha fame, quindi se io mangio anche questo, che cos'è che succede? Arrivo, arrivo! E beh, ancora fame! Ragazzi, ho capito, no? Un colpo di mortaio ha colpito caseggiato lungo la strada di espulsione, sepolte tra le macerie. Vi prego, aiutate a trovare fuori. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Proviamo un ospedale di fortuna per i feriti a casa mia. Ho dei letti e del materiale medico. Mi aiuteresti? Ma è possibile che non c'è più niente? Perché mi hanno rubato tutto, credo, per quello era. Vedi, non c'è più niente. Questo ce l'ho però. Allora. Andiamo, allora, Pavle. No. Mangiamo. Ancora fame, vabbè, io ti do ancora, ma non è che poi. Ferito triste. Molto stanco. Mangiare ancora o con quello che abbiamo non possiamo, quando poi non ce n'è più, leggermente ferito possiamo prendere. Ok. Questa incazzata dovrebbe passare. Facciamo un po' alla volta, ragazzi, ma se magari si ferisce un attimo poi aspettiamo, perché purtroppo la pala stanotte torniamo ancora al supermercato, che c'è un sacco di roba da prendere. Grande. Oltre a quello c'era anche. Vediamo cosa c'è qua dentro. Ah.
interessante questo. Vedete che è. Lo so. Oh, più 17, eh. Stai incominciando a cambiare un po' i gradi qua. Ok, malato in cura. Allora facciamo così. Dormi. Fai la guardia, rovista. Andiamo ancora al supermercato. E non porto niente. Andiamo. Oh, sicuramente ci saranno anche condizioni in cui. Allora, sopra abbiamo preso. Era sotto che c'era un sacco di roba, amici e amiche mie. Ma davvero tanta roba. Però non credo che era roba da mangiare. Acqua, bella. Lui ha 15. Lui è un grande, però è ferito. E non ha gli attrezzi. Ok, tanta roba. Non abbiamo. Vabbè, comunque abbiamo preso un sacco di roba, eh. Dai, andiamocene via. Alla notte, vedi, si va a razziare, eh. Marco è un grande, devo cercare di fare sto letto. Ne manca due e due.
dai, ma sono tutte chiuse. Niente ragazzi, allora ci vediamo nel prossimo episodio. Continuiamo ad andare avanti. Questo qui si è ribaltato dalla sedia perché? Perché è ubriaco marcio, vabbè. Buttati sulla sedia, bello. Stai tranquillo, stai sereno sulla sedia. Dobbiamo fare un'altra spedizione, recuperare altra roba, ragazzi. Non abbiamo roba. Ciao, mi raccomando di iscrivervi al mio canale YouTube, qui dove vedete il video, e anche i social. Lascio tutti i link in descrizione. Un bel mi piace e un commento sarebbe molto gradito. Mitiche e mitici amici miei, ciao.